Ciao a tutti, amici appassionati di Giappone e di lingua giapponese. In questo video vi propongo un'esercitazione di giapponese che riguarda i kanji. Si tratta di un'esercitazione di livello basilare, quindi veramente molto semplice, che possono fare naturalmente chiunque abbia cominciato a studiare giapponese ai kanji, i primissimi kanji, può tranquillamente provare a fare questa esercitazione. È un'esercitazione, come vediamo già dalla prima domanda che adesso affronteremo insieme, si tratta di un'esercitazione che potrete benissimo trovare durante l'esame JLPT N5, N4, N3, qualsiasi livello, naturalmente ognuno con i propri kanji relativi alla propria difficoltà. E consiste principalmente in un esercizio dove vi viene proposta una frase. Se si tratta del livello N5, la frase sarà scritta tutta in hiragana e katakana, quindi utilizzando i sillabari, solo che vi verrà sottolineata, come in questo esercizio, vi verrà sottolineata una parola scritta in hiragana e voi dovrete individuare il kanji corrispondente a quella parola. Quindi diciamo, partiamo da un'esercitazione abbastanza semplice. Leggiamo insieme ora, ovviamente. Se voi volete, potete anche provare a individuare la risposta già da soli e vedere se riuscite in questo, e poi magari confrontare con la mia spiegazione se avete individuato la risposta giusta. Allora, proviamo a leggere intanto la prima frase e dice: Kotoshi no natsu wa yama e ikimasu. Proviamo a tradurla. Kotoshi no Natsuwa. Questo è tutto il tema della frase. Natsu sarebbe, significherebbe estate. Quindi l'estate, kotoshi quest'anno, quindi l'estate di quest'anno, quindi praticamente quest'estate o l'estate quest'anno. Yama è in montagna, in questo caso è la particella che indica il complemento di motoluogo. Ikimasu da iku significa andare. Quindi traducendo la frase, quest'estate, quindi quest'anno d'estate, vado in montagna. La parola che viene richiesta di tradurre in kanji, per così dire, è yama. E naturalmente abbiamo quattro risposte. Vediamo qual è quella giusta. Allora, la prima in realtà non è la risposta corretta perché è il katakana di yo. Quindi in realtà è una sillaba, quindi è la risposta sbagliata. Il secondo kanji, questo qui, è il kanji di che significa deru o significa uscire, insomma, uscita, uscire, quindi non può essere montagna. Il terzo è il kanji che significa kawa, quindi fiume. Per esclusione, ma anche perché ovviamente chi ha studiato sicuramente lo saprà già, il kanji corretto per indicare yama è proprio il numero 4 che andiamo a evidenziare. Lo evidenziamo di giallo. Quindi la risposta corretta è la numero 4. Proviamo a fare un'altra domanda ancora di questo genere. Leggiamo naturalmente prima la frase e poi proviamo a tradurla. E poi vediamo cosa esattamente la consegna vuole sapere, quale frase vuole, quale parola vuole che noi traduciamo in kanji. Leggiamo per prima. Hokkaido wa Nihon no kita ni arimasu. Quindi Hokkaido wa è il tema della frase, quindi per quanto riguarda l'Hokkaido, Nihon no kita ni, kita significa nord, arimasu significa essere, trovarsi. Quindi per quanto riguarda l'Hokkaido, quindi più liberamente l'Hokkaido, si trova Kita ni a nord Nihon no del Giappone. Quindi l'Hokkaido, come vediamo anche dalla mappa, si trova nella parte nord, ovviamente a nord del Giappone. La parola che vogliamo tradurre in kanji è proprio la parola Kita. E come potrete sicuramente già immaginare, nelle quattro risposte abbiamo tutti e quattro i punti cardinali, solo che dobbiamo trovare quello corrispondente. E vediamo qual è. Allora, la prima risposta, vediamo se qualcuno di voi avrà già trovato, spero di sì,
La prima risposta ovviamente è scorretta perché è il kanji che indica Minami, che significa sud, quindi non è quello corretto. La seconda risposta è quella di Nishi, che significa ovest, ma non è neanche questa quella corretta. Rimangono la 3 e la 4. Naturalmente, se qualcuno, spero di voi, abbia già individuato la risposta corretta, è la numero 3, perché la 3 significa è il kanji che indica proprio kita, perché la 4, ovviamente, per fare la prova del 9, insomma, per dirle tutte, è higashi, che significa est. Quindi, ovviamente, l'unica risposta possibile era la numero 3, cioè kita. Ed evidenziamo la nostra risposta. Proviamo a farne ancora un'altra. Naturalmente il procedimento lo conoscete già, prima leggiamo la frase, poi proviamo a tradurre e poi vediamo quale parola è richiesta, di quale parola è richiesta la nostra traduzione. Allora leggiamo. Tonari no ie no neko wa ashi ga kurai desu. È un poco più lunga, ma tranquilli, proviamo a tradurla. Kurai desu è in realtà un aggettivo coniugato e significa kurai, se qualcuno di voi spero lo sappia, significa scuro, nero. Quindi è qualcosa con è nero. Che cosa? Come vedete abbiamo neko wa che è il tema e ashi ga che è il soggetto. Come possiamo già ben vedere qui c'è una distinzione chiara tra quello che è il tema è quello che è il soggetto. E qui dice neko wa, cioè per quanto riguarda il gatto, ashi ga, le zampe, ashi in realtà significherebbero gambe, però trattandosi di un animale intendiamo di più zampe. Quindi per quanto riguarda il gattino, il gatto, le zampe, kurai desu, sono nere. E cosa significa la prima parte? Tonari no ie no, che sono due complementi di specificazione. Questi due complementi qualificano il tema. Quindi in realtà è tutto un insieme, no? Tonari no ie no neko wa. Quindi neko wa, il gatto, il gattino, ie no, della casa, dell'abitazione, tonari, del vicino. Quindi il gattino del vicino di casa o della casa qui vicino, no? Vicino del vicinato. Ashi ga kurai desu ha praticamente le zampe nere, molto liberamente. Quindi in realtà sarebbe le zampe del gattino, per quanto riguarda il gattino del vicinato o del vicino, sono nere. Ovviamente non trova corrispondenza nel disegnino che ho inserito, però pazienza. Cosa vogliamo tradurre in kanji? È proprio la parola ashi. Ashi, abbiamo detto, significa zampe e come potrete immaginare tra le risposte troviamo varie parti del corpo. Dobbiamo individuare quale di queste significa zampa o gamba, piede, insomma. E se qualcuno conosce già questo kanji potrà aver individuato la risposta corretta proprio nella risposta numero 1, perché la risposta numero 1 è ashi, che significa piede, gamba, in questo caso degli animali zampa. Però proviamo a verificare le altre, ovviamente. Effettivamente la risposta corretta è la 1 perché? Perché la 2 propone il kanji me, che è il kanji di occhio o occhi. La risposta 3 propone il kanji di te, che significa mano o mani. E la quarta risposta invece propone il kanji di mimi, che vuol dire orecchie. Quindi, per esclusione, e anche spero perché lo sappiate, la risposta corretta, e la segniamo naturalmente, è la numero 1, Ashi. Andiamo all'ultimo esercizio per questo video. Anche qui abbiamo una frasetta un poco più lunga e questa volta dobbiamo individuare come scrivere un kanji, ma inserito all'interno di una parola, di un verbo. Leggiamo prima. Eiga kande omoshiroi eiga o mimashita. Proviamo adesso a tradurre per capire il senso. Eiga kande, il de indica in questo caso uno stato e luogo, quindi eiga kan vuol dire cinema.
Quindi al cinema, Omoshiroi Eiga, quindi un interessante film, Eiga vuol dire film. Naturalmente qui notiamo l'utilizzo dell'aggettivo che viene posto sempre prima della parola che qualifica. Quindi Omoshiroi Eiga, un interessante film, Mimashita, ho visto, che ovviamente il verbo è al passato. Se vogliamo tradurla o leggerla in maniera più libera, al cinema ho visto un film interessante. Naturalmente in questo caso, visto che ho visto, molto probabilmente sono io il soggetto, Omoshiroi Eiga è accompagnato da wo perché ovviamente il complemento oggetto retto da mimashita. Cosa si viene a chiedere qui? Qui si chiede di tradurre il kanji che fa parte del verbo mimashita, che significa vedere. E qui abbiamo tre proposte che possono in qualche modo confondere perché i kanji inizialmente sono iniziali sono molto simili. Mashita è la desinenza che ovviamente non cambia, quindi uguale in tutte le risposte. Dobbiamo semplicemente prestare attenzione al primo kanji. E nella prima risposta, il kanji in realtà non è quello di vedere, ma è semplicemente il kanji di conchiglia. Quindi in realtà questo verbo non esiste proprio e quindi la risposta 1 è sbagliata, è scorretta. La seconda risposta ha come primo kanji un kanji che dovrebbe esservi familiare perché lo abbiamo incontrato nella domanda precedente e significa occhi. Diciamo che è molto vicino semanticamente al vedere, però ovviamente non è il kanji di vedere, ma il kanji di occhio. Ed essendo praticamente un kanji che indica un oggetto o qualcosa, non forma alcun verbo, quindi anche la risposta 2 è sbagliata. Per esclusione, e poi perché anche in questo caso mi auguro conosciate il kanji, la risposta corretta è la numero 3, perché effettivamente questo kanji, che sottolineiamo in particolare, è il kanji di miro, che vuol dire appunto vedere. Gli esercizi per il momento sono terminati. Prima di lasciarvi, ovviamente, volevo consigliarvi, i miei due testi, che tra l'altro sono tra i più venduti, e di questo vi ringrazio enormemente, per lo studio dei primi kanji basilari, i primi 110 per il quaderno dei kanji JLPTN 5 e i primi 100 per il quaderno dei kanji JLPTN 4, volume 1. Già voglio avvisarvi che il volume 2 è in lavorazione, quindi arriverà, spero, molto presto. E naturalmente li trovate disponibili su Amazon sia nella versione cartacea, nel caso vogliate sfruttare le griglie che accompagnano ogni kanji e potervi esercitare anche a scriverli, o nella versione Kindle se volete conservarli nel vostro dispositivo Kindle, sul tablet, il telefonino, ovunque vogliate per consultare i kanji. Prima ancora di lasciarvi, volevo già darvi giusto un altro consiglio sugli esercizi che abbiamo fatto oggi in questo video per affrontare questo tipo di esercizio. Inizialmente vi consiglio di leggere attentamente la frase. Leggerla, scomporla, cercare il verbo principalmente, poi il tema e poi cercare di ricostruire tutte le parti del discorso e trovare una traduzione che vi possa intanto già indirizzare sul senso della frase. Dopodiché leggete quale frase o quale parola in realtà, scusate, vi viene richiesta di tradurre nel kanji corrispondente e poi osservate molto bene, attentamente le risposte. Cercate di escludere mano a mano le risposte in base alla vostra convinzione che un kanji è sbagliato e un altro è corretto. Lasciate per ultimo quei due kanji che possibilmente possono somigliarsi e poi decidete alla fine. Quindi intanto eliminate le risposte che possono essere sicuramente sbagliate e poi prestate maggiore attenzione a quelle risposte che possono in qualche modo confondervi perché si somigliano molto, come ad esempio abbiamo visto qui, dove abbiamo escluso categoricamente la prima, perché qui conosciamo il kanji che è quello di conchiglia, però poi abbiamo riflettuto attentamente su questi due, la 2 e la 3, perché uno è Miro, è vero, ma l'altro poteva in qualche modo confondere perché si tratta del kanji di me, di occhi, quindi di vedere in qualche modo, comunque
abbastanza vicino al senso di vedere. Quindi prestate moltissima attenzione, leggete attentamente, poi traducete, quindi trovate il senso della frase e una volta trovato il senso della frase cercate di dare la giusta risposta. Ovviamente durante l'esame questo dovrete farlo ad una velocità veramente molto rapida, ma la velocità si raggiunge soltanto con molto 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 esercizio. E uno di questi voleva essere proprio questo, esercitarmi con voi o comunque proporvi questo esercizio per cominciare anche a familiarizzare con questo genere di esercizi. Mi auguro di esservi stata utile in qualche modo, spero vogliate commentare per dirmi anche le vostre impressioni, le vostre opinioni, se avete trovato utile questo tipo di esercizi e naturalmente sarà mia premura proporvene questi come tanti altri, spero in futuro. Intanto vi raccomando ancora i miei due libri per ovviamente studiare in maniera appropriata e adeguata i kanji basilari, perché vi potranno essere molto molto utili nello studio e anche nello svolgimento di questi esercizi e vi rimando ovviamente alla prossima. Ciao a tutti! Ah, e buono studio!